Scontro auto scooter all'alba, muore madre di 46 anni, il tragico incidente a Viareggio in via Buonarroti, l'auto non vede lo stop, travolge la donna, il giovane alla guida positivo all'alcol test è accusato adesso di omicidio stradale. I grandi gruppi sono già qui, l'allarme di Mursi sulle spiagge, mentre si moltiplicano le offerte delle big company per rilevare bagni in Versilia, il sindaco del Forte punta il dito sull'inerzia del governo, c'è chi però tra i balneari non vuole cedere il bagno e spera di salvarsi alle aste. Vannacci scippa il primato al leader della Lega Salvini, record stagionale per il generale come presenze al caffè della Versiliana. Eletto eurodeputato grazie al Carroccio, ora si appresta a lanciare il suo movimento politico. La prima schiusa dell'estate. Ai Ronchi sono nate 53 tartarughine dal nido spuntato inizio luglio. Nei prossimi giorni toccherà agli altri 6 nidi sparsi sulla costa apuana e versilese. Le raccomandazioni del WWF dei Ronchi. Ben ritrovati con informazione del TG Noi, l'edizione Versilia, Costa Apuana. Partiamo dalla cronaca e purtroppo avete già sentito un drammatico incidente avvenuto all'alba a Viareggio. È costato la vita ad una donna di 46 anni, madre di un bambino di 11. Un'auto l'ha travolta ad uno stop che non ha visto, un incrocio vicino al lungomare. Per il giovane alla guida c'è l'accusa pesantissimo a questo punto di omicidio stradale. Ma sentiamo che cosa è accaduto nei dettagli in questo servizio di Roy Lepore. Drammatico incidente mortale a Viareggio alle 6.30 di domenica mattina. Ha perso la vita una donna di 46 anni residente a Torre del Lago. In sella al suo scooter si è scontrata con un'auto Dacia Sandero con due giovani a bordo. Il conducente è un ragazzo di Poggibonsi di 28 anni. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Buonarroti e via Leonardo da Vinci. Secondo le testimonianze, lo stop è stato bucato dall'auto che si è fermata solo dopo diverse decine di metri dal punto dove è avvenuto il violento impatto. Tanto che c'è chi ipotizza che volesse allontanarsi. Alcuni testimoni hanno urlato all'indirizzo dell'auto assassini assassini. La donna Laura Chiricuta, 46 anni di origine romena, stava andando al lavoro in un bar di Lido di Camaiore. Lascia un figlio di 11 anni. Lo scooter si è spezzato in più punti. La strada è rimasta chiusa per oltre 4 ore per consentire alla polizia municipale di effettuare rilievi per rimuovere i mezzi e bonificare l'asfalto. Purtroppo non si tratta del primo incidente grave e mortale che si è verificato in quel punto. Io vengo in vacanza, tutti gli anni che vengo qui c'è sempre incidenti veramente gravi. Penso che ci sia da prendere dei provvedimenti o mettere un dosso, perché penso sia veramente pericoloso. I cartelli secondo me non si vedono perché c'è le piante davanti. Sono state danneggiate anche alcune auto in sosta, sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della misericordia di Lido di Camaiore. Per la donna però non c'è stato nulla da fare, un aiuto l'ha data anche un infermiere e un bagnino. Il giovane conducente è stato portato al pronto soccorso del Versilia per le analisi ed è risultato positivo all'alcol test. La polizia municipale procede per omicidio stradale aggravato e per guida in stato di ebbrezza. L'auto è attualmente sotto sequestro penale, viste le indagini in corso, e verrà poi confiscata. Sul caso interviene il capogruppo della Lega a Viareggio, Alessandro Santini. Serve urgentemente un piano della sicurezza e della viabilità a Viareggio. Lo invoca in un intervento dopo aver presentato anche un'interrogazione in consiglio comunale sulle azioni della Polizia Municipale in tema di sicurezza stradale. Voltiamo pagina, ancora lotta alla contraffazione. A Forte dei Marmi, denunciato a piede libero dal comando della municipale, un 57enne marocchino residente a Massa, naturalizzato italiano, trovato in possesso di 45 prodotti di pelletteria e accessori con marchi verosimilmente contraffatti. Li vediamo in questa immagine. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro penale. L'uomo è stato intercettato sabato pomeriggio nei pressi del bagno Angelo di Ponente sul viale Italico, dunque sul lungomare di Forte dei Marmi. E rimaniamo proprio lì per ascoltare insieme l'allarme che arriva dal sindaco Bruno Mursi in tema di Bolkestein. Afferma ai nostri microfoni: l'effetto Bolkestein è già arrivato, sono già molte le offerte di multinazionali per acquistare bagni e tanti titolari che hanno ceduto proprio davanti allo spettro della perdita dello stabilimento. Sentiamo però il servizio di Cinzia Chiappini. In una situazione di incertezza come questa,
nonostante tutto, i bagni stanno passando di proprietà. E stanno passando di proprietà proprio dalle famiglie storiche che non si ritengono spaventate e forse non in grado di sostenere un'astra di fronte a grossi gruppi, e stanno già andando verso grossi gruppi, grossi imprenditori. E questo è un danno importante che viene fatto, che accade soprattutto per l'incertezza che c'è. È un'ingiustizia, è assolutamente un'ingiustizia, perché se dobbiamo parlare di concorrenza, in questo momento concorrenza non ce n'è. Secondo il sindaco di Forte dei Marmi, dunque, tra i balneari è già scattato il si salvi chi può dall'effetto Bolkestein. Il primo cittadino non fa nomi, ma lo lascia intendere. Il passaggio dello stabilimento Francomare all'erede di Luxottica, quello del bagno Italia a Boccelli o ancora l'acquisizione del bagno Vittoria da parte del patron di Swiffer sono tutti segnali dello stesso fenomeno. Le famiglie storiche dei balneari stanno alzando bandiera bianca e, se possono, cercano di fare cassa, evitando il rischio di perdere tutto all'asta. Un fuggi-fuggi in corso ormai da qualche mese, innescato, secondo Murzi, dall'inerzia del governo nazionale. No, penso che non abbiano idea neanche loro a che punto sono a Roma. E questo è il problema vero, nel senso che non ci giungono notizie né indicazioni su come dovremmo fare le gare. In assenza di una direttiva nazionale, tanto per fare un esempio, Forte dei Marmi si troverebbe a gestire le aste di un centinaio di stabilimenti, ciascuno con un valore medio di 3-4 milioni di euro. Con tutto quello che questo implica dal punto di vista giuridico ed economico, e con lo spettro dei ricorsi all'orizzonte. E abbiamo raccolto la testimonianza di un balneare che è stato avvicinato a Forte dei Marmi da un gruppo finanziario, da un'agenzia interessata all'acquisto dello stabilimento. Sentiamo qual è stata la sua risposta, il titolare del bagno Laura, che ha parlato ai nostri microfoni. Anche i gruppi finanziari si stanno interessando agli stabilimenti balneari. Parola di Giampaolo Bazzicchi, titolare del bagno Laura di Forte dei Marmi, che ha avuto un faccia a faccia con un agente interessato ad acquistare uno stabilimento in zona. Volevano un bagno a Forte dei Marmi. Questo signore è venuto qui da me e mi ha detto se io ero disponibile a vendere il bagno. Io gli ho detto no, io non sono disponibile perché vorrei continuare con i miei eredi. Però se mi fate un'offerta che non posso rifiutare, sono disposto a trattare. Bazzicchi dunque non lascia, almeno per ora, e ha già chiaro cosa fare nel caso dovesse perdere il suo stabilimento all'asta. È uno stabilimento balneare che ci ho speso 2 milioni di euro per farlo così. Cosa ci va all'asta? Io non ho ancora capito. Siccome c'è degli imprenditori che mi hanno detto 20.000 euro, si arriva con le ruspe e si porta via tutto. Ma io non lo regalo. Siccome è tutto in legno e è di facile rimozione, non è muratura, io non lascio un bene che mi ha costato 30 anni di sacrifici a un altro, gratis. Io levo tutto, smonto tutto. Cambiamo argomento. Al Caffè della Versiliana il record stagionale di presenze va al generale Vannacci, che ha fatto meglio persino del leader della Lega Salvini, è intervenuto al Caffè, è andato in onda su Noi TV e se l'è presa naturalmente sul tema della cittadinanza, l'attacco a Forza Italia sullo Ius Scholae. È vero che giocava praticamente in casa, essendo residente da molti anni a Viareggio, ma Roberto Vannacci sabato pomeriggio alla Versiliana ha segnato il record di pubblico di questa stagione agli incontri al Caffè, superando, e qui sta la sorpresa, con oltre 1.000 persone, molte rimaste in piedi, il pubblico richiamato 2 settimane fa dal leader della Lega Matteo Salvini, che un tempo garantiva folle oceaniche sotto i pini d'Annunziani. Che questo sorpasso nel salotto estivo per eccellenza sia la metafora di una minaccia interna al partito, come temono alcuni leghisti, è presto per dirlo, ma dell'avvio di un proprio movimento politico. A breve, l'eurodeputato, eletto come indipendente nella lista della Lega proprio per volontà di Salvini, fa cenno anche sul palco rispondendo ad un articolo del Corriere della Sera. Dice che fra poco si celebrerà la festa del mio partito e poi tra virgolette scrive «gradita la camicia nera». Signor Roncone, dottor Roncone, può venire con la camicia bianca, rosa, a pallini, fucsia, a me non interessa né il colore della camicia, né il colore della pelle, né il credo religioso, né il genere sessuale.
A me interessano i principi e gli ideali che io porto avanti. Se questo signor Roncone, dottor Roncone, si riconosce in questi valori, è ben accetto, è assolutamente ben accetto a questa riunione che ci sarà prossimamente. Perché, ripeto, la camicia non mi interessa. Tema caldo, la cittadinanza, dopo la fuga in avanti di Forza Italia, che da settimane è aperto all'introduzione dello Ius Scholae per i figli di immigrati stabilmente residenti e attivi in Italia. Domando, il fatto che un ragazzo studi da noi 3, 4, 5, 6, 7 anni, in che modo favorisce il fatto, la circostanza di concedergli la cittadinanza italiana? Il Caffè della Versiliana va avanti fino al 31 agosto. Tutti gli incontri vengono trasmessi ogni sera alle 22.30 su Noi TV. La prima schiusa dell'estate sono, sapete, 7 i nidi di tartaruga marina sulla costa apoversiliese e le prime a nascere, oltre 50, sono state sull'areniglia dei Ronchi a Marina di Massa. Siamo andati a vedere. Hanno cominciato a schiudersi al tramonto, quando i bagnanti avevano ormai lasciato la spiaggia. L'ultima è nata poco prima della mezzanotte. Sull'areniglia dei Ronchi sono nate le prime tartarughine della stagione sulla costa apoversiliese e sono ben 53 baby caretta, 52 spuntate dalla sabbia tutte insieme, poi la ritardataria. Poco alla volta hanno raggiunto tutto il mare attraverso il corridoio che i volontari del WWF Massa Carrara avevano predisposto con cura. Grande resta la curiosità fra bagnini e bagnanti della zona. In spiaggia c'erano pochissime persone, quelle che solitamente si fermano a vedere il tramonto o chi si ferma a cenare sulla spiaggia, tra i quali i signori del bagno accanto, ecco. Poi da lì c'era anche altra gente negli altri bagni lì accanto e si sono accorti. Sono 2 mesi che stiamo aspettando questi giorni, quindi tante, mi raccontano una bella emozione, e sicuramente è stata una bella cosa. Qui da noi è la prima volta qua in questa zona. Gli altri anni. Il lieto evento è avvenuto dopo 54 giorni dalla deposizione nella fortunata duna voluta proprio dall'associazione ambientalista allo stabilimento dell'associazione nautica Ronchi. Ne seguiranno altre dischiuse, probabilmente già nelle prossime ore, e nelle prossime sere a rotazione toccherà tutti gli altri 6 nidi di tartaruga spuntati nelle prime settimane di luglio tra Forte Remarmi e Marina di Massa. Il WWF ricorda le semplici regole di comportamento per chi volesse assistere all'affascinante fenomeno dell'emersione delle tartarughine. No luci bianche né flash, solo torce con LED rosso, rimanere in silenzio e all'esterno della linea di demarcazione, non andare con i piedi in acqua o troppo vicini alla riva quando i piccoli stanno per entrare in mare. Andiamo a Camaiore, dove si è chiusa la rassegna estiva dei concerti, rassegna particolarmente fortunata in questa seconda edizione, tante presenze, a chiuderla è stata la cantante Rossana Casale. La serata di venerdì ha segnato la conclusione di un'estate memorabile nel centro storico di Camaiore con l'ultimo dei 20 spettacoli programmati dall'amministrazione locale, il concerto di Rossana Casale, una delle voci più raffinate del panorama musicale italiano. L'evento si è svolto in piazza 29 Maggio, che si è trasformata, ancora una volta, in un palcoscenico a cielo aperto, regalando ai presenti una serata di grande musica. Rossana Casale, con la sua inconfondibile eleganza e il suo talento, ha saputo coinvolgere gli spettatori chiudendo in bellezza un cartellone estivo che ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana. La rassegna, composta da ben 20 serate, ha offerto un programma variegato e di alta qualità, confermandosi come un appuntamento imprescindibile da ripetere in futuro. L'estate musicale di Camaiore ha preso il via con la potenza vocale di Fausto Leali, proseguendo con le note coinvolgenti di Paolo Iannacci e l'energia senza tempo dei Ribelli. Indimenticabili anche le serate con i Cugini di Campagna, che hanno fatto rivivere i mitici anni 70, e gli ABBA Dream, che hanno riportato in piazza la magia della disco music. Un altro momento di grande intensità è stato il concerto di Antonella Ruggero, che ha incantato il pubblico con la sua voce cristallina e la sua straordinaria interpretazione dei brani più celebri della sua carriera. Ogni evento ha saputo offrire al pubblico non solo musica di qualità, ma anche attimi di autentica leggerezza e spensieratezza, ingredienti fondamentali per rendere speciale ogni serata. E il centro storico di Camaiore è stato il perfetto scenario per questi 20 serate di ottimi spettacoli. E vi parliamo brevemente del nuovo film del regista camaiorese Nicola Raffaità, Aspettando la rivoluzione, che sarà presentato al Parco Bussola domani nella rassegna Bicinema sotto le stelle lunedì sera.
Il regista di Camaiore decide di produrre il film dopo la morte di Jean-Luc Godard, avvenuta nel settembre del 22. Questo avvenimento ha segnato in realtà a Raffetà in lui la volontà di celebrare il maestro francese con un film che sia una nuova intensa sperimentazione in cui la videoarte conviva strettamente con il cinema. Come il maestro francese, Raffetà, appunto il regista camaiorese, vuole spingere gli spettatori a scoprire nuovi modi di vedere. Aspettando la rivoluzione, lunedì 26 agosto al Bicinema sarà presentato nel parco di Bussola Domani al cinema all'aperto. E con questo è davvero tutto, io mi fermo qua, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio ancora la nostra informazione, la programmazione di Noi TV, vi auguro un buon proseguimento.